Gli dava fastidio vedere l'aeroporto di Palermo intitolato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, perché evocano la mafia, perché, parole sue, i loro nomi costringono a rimestare la stessa merda. Sono vittime di che cosa? Di un incidente sul lavoro, no? Una battuta sprezzante che pare svelare l'animo di Antonino, detto Antonello, Nicosia, membro del Comitato Nazionale Radicali Italiani e direttore di un sedicente osservatorio internazionale dei diritti umani, negli anni si era costruito un'immagine di difensore dei diritti dei detenuti. Ma le sue frequentazioni con il carcere, hanno scoperto le indagini di carabinieri di Agrigento e Guardia di Finanza di Palermo, Sciacca, erano volte a tenere i contatti con boss mafiosi al 41 bis e capi bastone a piede libero. In questo lo aiutava l'incarico di assistente della parlamentare molisana di LeU, ora in Italia Viva, Giuseppina Occhionero, che risulta estranea alla vicenda. In forza di tale ruolo poteva entrare con la deputata nei penitenziari per delle visite a sorpresa. La procura del capoluogo siciliano ha fermato, oltre a Nicosia, altre quattro persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. Tra loro il capomafia di Sciacca, Accursio Di Mino, il quale negli anni avrebbe tenuto contatti coi boss delle altre province, come il latitante numero uno, quel Matteo Messina Denaro, che Nicosia, intercettato, definiva il nostro primo ministro.